Amici all'ascolto, buonasera. Questa volta ci occupiamo di politica veramente per quanto riguarda anche per la città di Patti, in quanto adesso è ufficiale. Noi con Salvini sarà presente anche in provincia di Messina e di conseguenza anche a Patti per le prossime amministrative. Suo referente provinciale è l'avvocato Fabrizio De Ciro, una persona abbastanza conosciuta in città, sia dal lato professionale ma anche dal lato politico, perché da molti anni è stato anche consigliere comunale con la lista Forza Italia. E quindi entriamo, buonasera avvocato, buonasera. E quindi entriamo subito in argomento. Innanzitutto ci spieghi il perché di questa lista, noi con Salvini in città, in provincia chiaramente, ma anche in città. Allora, il progetto Noi con Salvini è un progetto sicuramente di ampio respiro che riguarda il meridione d'Italia. E qua in Sicilia stiamo spendendo grosse energie in quanto Matteo Salvini ritiene che la Sicilia sia una terra, è una regione molto importante su cui investire e che lo deve conclamare leader nazionale, perché per ora sicuramente è un valido leader del nord, possiamo dire, ma lui si vuole candidare ad essere l'alternativa a Renzi, quindi deve avere la legittimazione di tutta l'Italia e quindi anche del meridione. E lui ritiene che la Sicilia sia una regione importante d'Italia e quindi sta spendendo molte energie personali, spesso è stato qua in Sicilia e spesso lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi qua in Sicilia, vicino ai problemi dei siciliani e di questa terra che purtroppo è molto maltrattata dalla sua classe politica e dirigente. Ecco avvocato, chiaramente tutti si chiederanno come mai è nata in lei questa idea di passare con Salvini, lei che era un forte sostenitore di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Come lei sa e come le persone che mi conoscono sanno, io dopo 9 anni di impegno forte sul territorio pattese nelle file di Forza Italia, ben 9 anni fa decisi di abbandonare la politica per una serie di delusioni che non sto qui a raccontare. Dopo 9 anni di fermo politico, più volte non nascondo di aver pensato anche di abbandonare l'Italia perché penso che è uno Stato per ora alla deriva, però poi il senso di responsabilità mi ha portato a una riflessione profonda e ho ritenuto che in questo momento, quando appunto il nostro Stato purtroppo sta affondando, non bisognava abbandonare la nave, ma bisognava rimanere in Italia, bisognava fare qualcosa, bisognava impegnarsi per affrontare le tante problematiche che stanno appunto affliggendo questo nostro Stato ed cercare di mettere fine a quel flusso migratorio che purtroppo c'è in Italia da parte dei migliori che se ne vanno all'estero. Ecco, allora invece è più giusto rimanere qua, combattere e fare in modo che all'estero se ne vadano le persone che rappresentano il male dell'Italia e non le risorse migliori che poi molte volte vanno a fare fortuna all'estero e vanno a fare la fortuna degli stati che li accolgono. Perfetto avvocato, praticamente lei già ha accennato così in linea generale qual è il progetto per quanto riguarda chiaramente la fase provinciale e pattese, ma anche quella a livello siciliano, però entrando nei dettagli, nelle zone che ci interessano più da vicino, quindi partiamo già, presumo che per quanto riguarda Messina già avete grosso modo centrato quali sono i candidati che dovrebbero rappresentare il vostro partito e naturalmente dobbiamo parlare anche di Patti, per cui già così la domanda è d'obbligo per quanto riguarda Patti, fermo restando che poi lei illustrerà tutta la zona, che possibilmente potrebbe anche essere lei il capolista di questa nuova situazione politica. Sicuramente a Patti faremo una lista a sostegno di un candidato a sindaco che rappresenterà l'alternativa sia rispetto all'attuale amministrazione che rispetto alle amministrazioni precedenti.
Io mi auguro che questa lista sia formata da giovani uomini e donne, e che, perché ritengo che una risorsa importante nei comuni sia rappresentata appunto dai giovani che molte volte hanno più stimoli di chi è meno giovane. E poi se è necessario un mio contributo diretto nella lista, io ritengo che non lo sia, ma se è necessario non escludo. Sarà sicuramente però una lista rappresentativa, forte, che vuole appunto caratterizzare un nuovo corso amministrativo anche per Patti. Anche se non le nascondo che l'azione che per ora stiamo portando sul territorio non è circoscritta al comune di Patti, ma a tutta la Certo, provincia e, come dicevo prima, certo. a tutta la regione. Però non posso dimenticare di essere di Patti, per cui un occhio di riguardo per la mia città mi sembra d'obbligo. Beh, avvocato, quindi già noi la ringraziamo perché ci ha fornito veramente, come si dice giornalisticamente parlando, uno scoop, in quanto che possiamo dire che ufficialmente la realtà è questa. Noi con Salvini sarà presente in città, come in, ripeto, come in provincia e anche per tutta la regione siciliana, però sempre rimanendo su Patti, potrebbe, anche se non è sicuro al 100%, potrebbe essere capolista, candidato, il qui presente avvocato. Entrando ancora ulteriormente nei dettagli, ci illustri, sempre capisco che lei si trova un pochettino di difficoltà perché deve parlare sia della regione Sicilia, della provincia di Messina, ma anche di Patti. Ecco, per quanto riguarda soprattutto la nostra zona, Messina, Barcellona, Patti, Camaldolano, Sant'Agata, quali sono i punti fondamentali che voi intendete portare avanti? Allora, sicuramente noi dobbiamo capire quali sono le risorse per la Sicilia, e la Perfetto. risorsa principale della Sicilia è sicuramente il turismo. Oh, io dico sempre, vado dicendo in giro questo, la Sicilia ha delle risorse naturali che ci invidiano in tutto il mondo. Purtroppo, la Sicilia, non dobbiamo nasconderlo, per tutta una serie di circostanze, la prima, svendita dell'autonomia siciliana da parte della classe politica siciliana al governo centrale, ha fatto della Sicilia una zavorra per l'Italia. Potevamo essere appunto il motore dell'Italia, invece siamo la zavorra. Io dico che se in Sicilia avessimo saputo sfruttare le nostre risorse, avessimo puntato sul turismo, quella crisi forte che c'è stata e che si è presentata al nord 7 anni fa con il fenomeno della globalizzazione, quindi con la chiusura di molte industrie, qua in Sicilia l'avremmo dovuta sentire in misura ridotta, in quanto appunto le risorse naturali che abbiamo qua non si potevano esportare all'estero. Questo treno lo abbiamo perso, però dobbiamo creare le condizioni per rilanciare la nostra isola dal punto di vista turistico, e per poterlo fare è necessario superare quel gap infrastrutturale che c'è tra la Sicilia e le regioni del nord. È necessario puntare sicuramente sulla realizzazione di piccoli aeroporti, appunto turistici. A questo proposito dico che uno dei cavalli di battaglia del nostro programma per le prossime elezioni regionali sarà quello della realizzazione dell'aeroporto del Mela nella zona di Milazzo. E sicuramente dovremmo puntare sulla realizzazione anche di piccoli porticcioli turistici. Io ricordo quando facevo politica nella città di Patti, uno dei miei obiettivi era quello di realizzare il porto a Patti, un porticciolo Perfetto. turistico a Patti. Anche l'attuale amministrazione mi pare che Certo. voleva, aveva almeno nei propri desiderata quest'idea. Ho visto qualche programma, ma appunto si è rivelato soltanto un programma. A proposito, scusa se interrompo, perché allora quel progetto non andò avanti, anche se c'era l'appoggio di Mastronardi, dell'amministrazione venuto, perché Allora, effettivamente. no, l'appoggio era sulla carta, ma non era un appoggio Vabbè, effettivo. certo. Purtroppo, allora, da consigliere dell'opposizione, della minoranza, mi interessai, presi contatti con i proprietari dei terreni dove questa struttura poteva sorgere, però poi, dal momento che non c'era una vera volontà politica da parte di chi allora amministrava il comune di Patti, rimase soltanto un sogno nel cassetto. Perfetto.
Ecco, allora già mi sembra che abbiamo parlato abbastanza, direi, anche se non si finisce mai di parlare dal lato politico e soprattutto delle programmazioni. Ecco, per quanto riguarda sia il progetto per la regione Sicilia, sia per quanto riguarda la nostra zona di competenza, tutto messinese, anche nei dettagli di Patti. Ecco, a proposito, ritornando a Patti, a molti non è andato giù l'intervento di Attaghille, dove praticamente diciamo, anche parte dell'opposizione lo ha accusato di aver fatto un intervento troppo propagandistico, mentre c'erano altre situazioni che devono essere prese maggiormente di petto, quale quella è la storia della funzione inerente a Casa Monica e altri interventi, insomma, e si è orientato solo su Patti e lo hanno definito un pochettino propagandistico. Lei? Cosa ne pensa? Voglio dire, io anzi colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente l'onorevole Attaguile per l'iniziativa e per l'attenzione che ha dimostrato per la città di Patti, a cui lui peraltro è legato personalmente. Certo. E dico che purtroppo la nostra città da 10 anni, 8 anni sicuramente, il comune della nostra città è interessato da fenomeni illeciti, illegali, in diversi uffici. Io voglio ricordare che non più lontano di 8 anni fa la politica edilizia, diciamo, del comune di Patti è stata messa sotto procedimento. Ci sono state peraltro dei processi e delle condanne di alcuni tecnici comunali. E voglio ricordare a me stesso che sono stati eseguiti dei sequestri, ancora oggi sono in atto dei sequestri delle più importanti lottizzazioni del comune di Patti. Oltre all'ufficio tecnico, successivamente è rimasto coinvolto nella cosiddetta operazione fake altri uffici, quale l'ufficio ragioneria con il ragioniere capo, l'ufficio di segreteria con dirigenti dell'ufficio, l'ufficio del comando dei vigili urbani. Ora viene coinvolto anche l'ufficio dei servizi sociali. Un'altra vicenda importante che vede coinvolto, un'altra vicenda giudiziaria importante che vede coinvolto l'ufficio dei vigili urbani. Quando è venuto Certo. a scavalco un comandante esterno che ancora non si riesce a capire il motivo di quella applicazione e che ha lasciato degli strascichi giudiziari. Ecco, tutte queste vicende. Il coinvolgimento, io non voglio entrare nel merito delle responsabilità personali, penali, che non competono a me, ma Certo. compete all'autorità giudiziaria. Ma alla luce di tutte queste vicende che riguardano tutte queste parti importanti del comune di Patti, del municipio di Patti, io ritengo che una indagine amministrativa per garantire un buon e regolare andamento della pubblica amministrazione a Patti sia importante. E l'intervento dell'onorevole Attaguile è stato fatto proprio in questa direzione, a tutela delle persone oneste, e io penso che quelle critiche a cui lei si riferiva forse venivano da persone che tutto sommato giustificavano questo sistema che invece sta venendo a galla a Patti. Naturalmente io ancora una volta ricordo che lo abbiamo invitato diverse volte all'onorevole Attaguille, se vuole rispondere personalmente l'invito adesso glielo rivolgo tramite lei e quindi siamo così e cerchiamo di ospitarlo come. Io ne ho parlato con l'onorevole Attaguile, mi ha dato la sua disponibilità a fare questa intervista. Siccome sta lavorando sull'interrogazione che ha detto e che appunto Che farà, sicuramente poi farà. certo, non c'è dubbio, dico, noi non siamo abituati a lasciare le parole senza poi dare seguito con i fatti. Avvocato. E Ah, sì, continua, continua. quindi non appena verrà predisposta questa interrogazione, che per competenza verrà poi trasferita al prefetto di Messina, sicuramente l'onorevole Attaguile avrà il piacere di venire nei vostri uffici, nei vostri studi ed spiegare le motivazioni
che lo hanno spinto a questo intervento. Ecco, quindi, avvocato, mi corregga se sbaglio, io cerco di rendere ufficiale le sue parole. Prima di tutto, sarete presenti in tutta la regione Sicilia, sarete presenti a Messina, d'altronde lei è il suo referente provinciale, sarete presenti a Patti, quest'altra è la novità che riguarda di più e maggiormente i nostri concittadini, con una lista forte e di cui possibilmente lui potrebbe essere il candidato a sindaco. No, 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 questo lo escludo categoricamente. Cosa? No, la mia candidatura a sindaco, quella Vabbè, però, la escludo scusi, ha categoricamente. detto se lo No, vogliono, no, 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 vabbè. assolutamente questo qua, anzi, Allora solo, no, assolutamente, no, vabbè. non è Allora solo assolutamente capolista presenterà il prevista la capo. possibilità, anzi, ne approfitto di questo suo accenno per dire che io ritengo che persone come Nicola Calabria e Tino Giusto, che 4 anni fa hanno avuto un notevole successo personale, elettorale personale, hanno un compito importante in occasione delle prossime elezioni, perché la città di Patti aveva riposto nell'attuale amministrazione grandi speranze. Purtroppo queste speranze Certo. sono state disattese, sia per i fatti che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, sia per la mancanza di una adeguata programmazione di sviluppo del territorio, per cui ritengo che adesso tocchi a loro e mi auguro che tra Tino Giusto e Nicola Calabria si riesca a trovare un'intesa perché si possa veramente creare si possa veramente creare un'alternativa seria di persone per bene, di persone con una alta addirittura morale, e che possano veramente rilanciare il nostro territorio. Ecco, in questo contesto noi con Salvini darà il suo forte contributo per una svolta anche per la città di Patti. Quindi questo ufficialmente che noi con Salvini potrebbe appoggiare uno dei due, o Calabria o Tino Giusto, per la corsa alla candidatura a sindaco. Perfetto. Io poco fa ho detto, ecco, volutamente ho esagerato, candidato a sindaco, però volevo dire che sicuramente sarà in lista. Questo l'aveva già Diciamo detto. che la lista la Ecco, facciamo, perfetto, faremo una lista perfetto. forte, rappresentativa, autorevole, e speriamo appunto di governare assieme a chi sarà il sindaco della città di Patti, con l'onestà intellettuale che Perfetto. penso ci contraddistingua. Avvocato, mi sembra che abbiamo toccato tutti i punti, è rimasto qualcosa No. escluso? Io Ecco, volevo prego. appunto dire il motivo per cui, perché molte volte questo movimento noi con Certo. Salvini viene visto con un grande pregiudizio culturale qua in Sicilia, perché si dice che i leghisti erano contro il Meridione, erano contro la Sicilia, adesso si vogliono venire a prendere i voti. Io vorrei appunto spendere qualche Certo, e parola mi sembra giusto come referenza su provinciale. questa riflessione che fanno in tanti. Ritengo che oggi possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che a essersi rubati i voti in Sicilia sono stati i nostri rappresentanti politici, che hanno svenduto l'autonomia siciliana al governo centrale, e quindi quando una forza come la Lega al Nord viene qua per dire riscattatevi, per dire fate quello che avreste voluto fare in passato e che non siete riusciti a farlo, ma facciamolo assieme, io penso che sia un grosso contributo che loro vogliono dare alla nostra terra. Io voglio ricordare le battaglie che sta portando avanti Matteo Salvini in Italia e che sono molto vicine alle problematiche nostre siciliane. La prima, che sicuramente è quella che viene più risalta più agli occhi di tutti, quella sull'immigrazione clandestina, in quanto queste persone vengono portate in massa in Sicilia. E lui sta denunziando questo fenomeno e sta avendo ragione, perché dopo i fatti che si sono verificati a Roma nel settore degli immigrati, si stanno verificando anche a Mineo, dove vi è un CARA che è veramente la vergogna della Sicilia, dove non ci sono profughi, ma ci sono soltanto immigrati clandestini.
nei cui confronti c'è una chiusura totale, perché questo va chiarito. Noi non siamo contro quelle persone che scappano dalla guerra, per quelle persone va sicuramente trovata una soluzione, vanno accolte e vanno ospitati, ma noi siamo contro i migranti economici, cioè contro quelli che lasciano le loro terre da stati dove non c'è guerra soltanto per andare a cercare fortuna altrove. E siamo contro non per mancanza di umanità, ma siamo contro perché riteniamo che prima vengano gli italiani, prima vengono i siciliani e poi quando riusciamo a dare delle risposte agli italiani e ai siciliani, allora potremmo pure Perfetto. aprire le nostre porte a tutta l'Africa e a tutta l'Asia, ma penso che queste E allora, condizioni. questo taglio, allora, possiamo concludere ufficialmente dicendo, sempre se l'avvocato è d'accordo, che l'annuncio ufficiale, noi con Salvini sarà presente, essendo lui il referente provinciale, sarà presente oltre alla regione siciliana anche a Messina e di conseguenza pure a Patti, e che per le prossime amministrative presenteranno una lista. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie, avvocato. Grazie a voi, buonasera.